Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo video arriveremo per la prima volta nella regione di Unima. Quindi viaggeremo fino alla regione della quinta generazione Pokémon. Fatevi sentire sotto nei commenti se è la vostra generazione, se è la vostra, sì, generazione preferita e appunto fatemi sapere cosa ne pensate voi dei giochi Pokémon di quinta generazione, quindi bianco, nero e bianco 2, nero 2. Per quanto mi riguarda sono dei giochi buoni, ma che all'epoca non mi entusiasmarono più di tanto. Sapete qual è il difetto più grande secondo me di Pokémon nero e bianco? La mancanza di personalità. Però in caso ci ne parleremo di più nei commenti, se volete parlarne scrivetemi tranquillamente nei commenti. Nel frattempo io invece vi invito a lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di appunto questa parte che andremo ad affrontare, quindi del viaggio ad Unima e delle prime città e dei primi Pokémon di Unima. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Oltre che farmi condividere questo video con tutte le persone che appunto potrebbero essere interessate in un videogioco di questo tipo, tutti i vostri amici appassionati di Pokémon. Allora, andremo con volo con Staraptor fino a Smeraldopoli. Dopo aver parlato col professor Oak, dopo aver battuto la Lega di Sinnoh, se ve la siete persa, andate a vedere la scorsa parte, abbiamo battuto la Lega di Sinnoh, o meglio, siamo arrivati in top 4, poi. Una volta affrontato Tobias o Tobias, che dir si voglia, con Darkrai e Latios, pur avendolo battuto, la Lega per Ash finisce lì. Quindi per andare a Unima dovete poi, una volta battuta la Lega, andare a parlare dal professor Oak. Dopo aver parlato col professor Oak, noi siamo andati a fare qualche piccolo extra per prendere qualche leggendario. E una volta fatto, appunto, una volta parlato col professor Oak, che vi dà anche questi nuovi vestiti che vedete su Ash, ovvero quelli di Unima, potete andare tranquillamente con Smeraldopoli. Io prima però di andare vi faccio vedere che ho dato una bella ripassata al mio Living Dex, quindi oltre a farvi vedere che quello di Kanto è completamente completo, ma questo lo sapete già da tempo, ho completato anche quello di Johto, ufficialmente. Come vedete qui il nostro bel Tyranitar c'è, era l'unico che ci mancava, e udite udite, l'unico Pokémon che ci manca di Hoenn è questo Whismur. Non mi metto a fare le uova per Whismur, lo troveremo più avanti. Però l'unico Pokémon che ci manca è Whismur, non lo possiamo trovare in questo momento, quindi tutto quello che c'era da fare l'ho fatto. Sono andato a prendere, vedete, tutti i Pokémon che ci servivano per fare il Living Dex. Come vedete, il Living Dex ora di Hoenn è praticamente completo, manca solo un Whismur, che appena lo troveremo, se non sbaglio si trova Kalos, quindi ci aspetteremo ancora un po'. Ma non è un problema, non c'è fretta, vedete i fossili. Sono qui, tutti belli fatti. Dovrei aver fatto tutto, in teoria, dovrei proprio aver fatto tutto. E come vedete, leggendari ci sono, c'è anche Metagross che sono andato a catturare a Sinnoh, è possibile trovarlo, è un po' raro ma è possibile trovarlo, nel percorso 222 se non ricordo male. Tutti leggendari, e ho anche dato una bella ripassata al Pokédex di Sinnoh. Ebbene sì signori, guardate un po', Pokédex di Sinnoh praticamente completo, qui manca solamente Buneri, o meglio Lopunny, la sua evoluzione, ed è il motivo per cui ho un Buneri in squadra, bisogna far risalire l'amicizia, quindi lo tengo in squadra, non lo uso. Ma lo tengo in squadra per aumentare i passi. E qui ci sarebbero Riolu e Lucario. Ho fatto schiudere l'uovo di Riolu, l'ho fatto evolvere in Lucario, ed ora è bello bello alla pensione a fare bunga bunga con un ditto per darmi un uovo di Riolu. Dopodiché li metterò tutti e due qui. Oltre a questi, come vedete, ho fatto tutto. Ho il mio Ambipom, ho tutte le evoluzioni, appunto quelle nuove che hanno messo, Tangrowth, Likidiki, Yanmega, Mamoswine, tutte le evo nuove evoluzioni della quarta gen. E tutti i leggendari. Quindi siamo pronti, siamo ufficialmente pronti, lasciamo il box qui, per passare a Unima. Tra l'altro gioco Pokémon in cui abbiamo un sacco di Pokémon nuovi. Fatemi sapere anche cosa ne pensate del design dei Pokémon di quinta generazione, che richiamano davvero poco quelli delle precedenti generazioni. Comunque dobbiamo andare qui al Blimp Service, e infatti qui c'è il professor Oak ad attenderci. Salve professor Oak. Oh, bene, tu sei arrivato. Whenever you're ready to leave, speak to the guy to your right. Quando sei pronto a partire, parla al ragazzo alla tua destra. E come vedete, possiamo andare a, sarebbe Nuvema, ma in italiano è Unima, la regione di quinta generazione. Eccoci qui. Ecco, sei venuto da molto lontano, prendi questo come regalo. Parlate subito a questo ragazzo e ci dà la TM01, l'MT01, Honklow. Andiamo subito a vedere. Finalmente abbiamo la MT01, eccola qui. Questa dovrebbe essere forse Ferro Artigli, o sbaglio? No, non credo. No, no, non credo. Honklow è un Giawuzze. Un Giawuzze, sì. Busta attacco e precisione. Perfetto, abbiamo anche quindi l'MT-01.
E Oak ci dice: sto andando dalla professoressa Juniper. Sarebbe. Allora, come veniva tradotta in italiano? Professoressa. Sapete che non ricordo in questo momento? La professoressa di quinta genere. In caso scrivetemelo nei commenti. In italiano non ricordo come venga tradotta. Comunque, incontrami là quando sarai pronto. Ok. C'è anche una musichetta nuova, come sentite. Questo è il Blimp Service, ovviamente. Nube Matown Blimp Service. Allora, o meglio, scusatemi, Nuvema sarebbe Soffio Lieve, questa città, la città da cui partiamo. La professoressa Juniper si concentra sulle origini dei Pokémon. Possiamo anche entrare in casa? Quasi non mi sembra vero, dopo aver giocato a Pokémon Scarlatto e Violetto, che si possa entrare in casa. Sei da canto? Oh, non aspettarti di vedere Pokémon familiari. Effettivamente ha ragione. Oh, per favore, non andare nella mia stanza, giustamente. Giustamente. Appunto, quello che dicevo, il design dei nuovi Pokémon di quinta generazione è molto diverso. Trip's House. Non possiamo entrare. Trip. I want to live on a journey someday. Trip is a lucky boy. Appunto, anche lei vorrebbe partire per un viaggio insieme a Trip. Trip in italiano, come viene. Tanto qua vedete che c'è Zekrom. Magari quello lo catturiamo un'altra volta. Parliamo con questo ragazzo che ci dà un condivido esperienza come regalo di benvenuto. E appunto lì sopra ci dovrebbe essere Trip. Trip non mi ricordo se in italiano venga tradotto in un altro modo. Forse Spighetto è lui o Spighetto è uno dei tre capi palestra della prima palestra. Intanto c'è Oak che ci dice, sembra, anzi sta parlando con la professoressa Juniper, sembra un piano fantastico. Ci guarderò, ci guarderò insomma. Good. You are here, Glacial. Bene, sei qui, Glacial. Questa è la professoressa Juniper, una mia vecchia amica, sì, vecchia amica, ci scommetto, guarda. Benvenuto ad un'ova, appunto Nuvema non è un'ova, cioè, ok, un'ova è un'ova, anche in inglese. I hope you enjoy your stay here, spero che tu ti troverai bene qui. Se mai ti servirà qualcosa, sentiti libero di chiedere. Sì, Juniper e io. We're going to catch up for a while before I return home. Juniper e io andremo a staremo un po' insieme prima che io ritorni a casa. Sono sicuro che tu sia ansioso di sfidare una palestra. Non lasciare che noi ti tratteniamo, effettivamente. I have an idea here that will help raise your Pokémon. Feel free to ask them. Attenzione, ha un assistente che ci aiuterà ad allevare i miei Pokémon. La professoressa Juniper. È una grande professoressa come suo padre, ci dice. Your Pokémon got stronger. Ah, questo è un tizio della pensione Pokémon, va bene. Allora, aspettiamo un attimo ad andare da Zekrom, però. Prima andiamo di qui. E tenendo presente che questi due Pokémon che abbiamo tecnicamente non dovrebbero esserci squadra, Buneri e Staraptor. Staraptor lo tengo per volo, Buneri lo tengo per far risalire l'amicizia. Io è come se avessi solo Pikachu. Ed ecco qui Trip. I'm done with my pictures. Ho finito con le mie foto. È Comor forse allora? Comor dovrebbe essere? Why are you in such a hurry to leave? Perché hai così fretta di andartene? Ah, non sei di queste parti. Arrivi da canto? The Boonies. Non so cosa voglia dire Boonies. I hate to be the one to tell you, but anyone from Kanto is hopeless. Mi dispiace dirtelo, ma tutti quelli che vengono da Kanto sono senza speranza. Ora te lo dimostrerò. Ah, questo è proprio razzista invece. Trip è proprio razzista. Cioè, odia quelli che arrivano da canto. Beh, Snivy a livello 5 contro Pikachu a livello 68. Va bene. Electro Ball, mi spiace, Snivy, ma non c'è molto che tu possa fare. Forse quando ti sfideremo alla fine e sarai un Serperior, potrai darci qualche filo da torcere. Figures. As expected, come mi aspettavo, non c'è molto da imparare da te. Mi affretterei a tornare a casa se fossi in te. Niente, anche Trip comunque ci dice abbastanza brutto, eh? E qui guardate chi troviamo: Pidav. Sì, vorrei prendere Pidav in squadra. Ecco qua. Non vogliamo dare il soprannome, diamo un'occhiata a Pidav per vedere la sua natura. Summary. A livello 2, tra l'altro. Debolissimo. Allora, gli aumenta la difesa e diminuisce l'attacco, ma davvero? Cioè, ma davvero ho una natura che gli aumenta la difesa e diminuisce l'attacco? Vabbè, io ve l'ho detto, sono sfigatissimo con la natura in questo gioco. Sfigatissimo.
perlomeno va in combo con la sua abilità che non gli permette di abbassare la difesa. Dai, Protects from defense lowering attacks, appunto, non gli permette di avere la difesa calata degli attacchi dei nemici. Poi ha Ruggito, Raffica, Attacco rapido e il Cutter addirittura alla faccia. Alla faccia, signorino Pidav. Mettiamolo davanti e vediamo di allenarlo un po' con i nuovi Pokémon di Unima. Andiamo, salve! There's a Route 1 in Kanto, are you sure? C'è un percorso 1 in Kanto? Ne sei sicuro? Mi sa che tecnicamente il percorso 1 a Kanto. Potrebbe esserci come non esserci. Intanto qui incontriamo un Pidav. Tecnicamente ce lo segna come catturato, ma sapete che per il nostro Living Dex io voglio avere i Pokémon catturati da me, non contano quelli che vengono regalati ad Ash dal gioco. Vogliamo usare una bella Velox Ball e riprendere il nostro primo Pokémon del Living Dex di Unima. No, non voglio dare il soprannome. Vabbè, è stato aggiunto al party, va bene. E guardate qui invece chi c'è, Oshawott. Oshawott vorrebbe. Sembra che voglia unirsi a te. Vorresti prendere Oshawott? Ma certo che sì. Sembra che Oshawott però sia già un Pokémon della professoressa Juniper. Vai a parlarle prima. Giustamente, non possiamo rubare un Pokémon alla professoressa Juniper, no? Quindi, tra l'altro qui troviamo anche un Sandile. Ottimo. Direi di catturarlo. Sì, già l'attacco calato dalla natura. Se lo cali pure tu, buonanotte. Poi ragazzi, già che ci siete, scrivetemi anche nei commenti la squadra di Ash di Unima, perché io ho visto solamente qualche episodio all'inizio della stagione di Ash ad Unima, ma poi non l'ho più proseguita. Era quel periodo in cui mi ero anche allontanato un po' da Pokémon, avevo altri interessi in quel momento, quindi quella serie lì proprio non l'ho più vista. E in generale poi da lì in poi non ho più visto l'anime di Pokémon, perché appunto avevo un target, ero cresciuto un po' troppo, ecco, per il cartone di Pokémon. Non mi piaceva più tanto. Quindi andiamo a parlare alla professoressa Juniper. Perciò, ecco, ditemi la squadra che usa Ash in Unima. Ad Unima, ok? You found Oshawott? Hai trovato Oshawott? The little guy is supposed to be for beginning trainers. Il piccoletto sarebbe adatto per gli allenatori principianti. Ma se ti piace così tanto, potrei prenderlo. Grazie. Giustamente lei ci dice, cioè, lei ci riconosce come non un allenatore principiante. Voglio dire, scusatemi, cioè, abbiamo tipo 40 medaglie, voglio dire. Oshawott, vai, prendiamo Oshawott. E ci dice, guarda, Oshawott sarebbe per gli allenatori principianti, però se ti piace così tanto, dai, prendilo e non rompere le balle. Ok. Andiamo a vedere se c'è un box. Intanto incontriamo un altro Pokémon. Così da prendere subito il nostro Oshawott. Qui abbiamo Wubat nel frattempo. Allora, andiamo a catturare anche lui. Sono proprio i primi Pokémon del nostro Living Dex. Avete visto che, cioè, figa, avevo detto che l'avrei fatto, lo sto facendo questo Living Dex su Fire Ash. Sono un botto di Pokémon. Sono davvero tanti. Però adoro il fatto che tu possa trovarli tutti. È davvero bello. Mi dava a livello 4, vorrebbe imparare Fulmisguardo, anche no, grazie. Ed ecco anche Wubat. Stico volante. Allora, dovrebbe esserci magari un box qui dentro, vediamo. Vediamo se c'è un box. Sì, eccolo qui. Usiamo questo box. E prendiamoci Oshawott. Lasciando giù Sandile. Allora, Sandile. Direi che lo possiamo mettere appunto al numero 551, quindi 46, 52, 51, eccolo qui. Iniziamo a mettere via i Pokémon al loro posto. 527, 527, quindi 16, cioè 16, 24, 25, 6, 7, qua. Ok, e anche Pidav, quello doppio. Tu sei il numero 519, quindi te ne vai qui. Ecco fatto. Ovviamente questi primi posti saranno occupati dagli starter. Ecco qua. Lasciamo il box qui. Stavo un attimo controllando una cosa. Perché mi sembrava di aver messo dei numeri sbagliati, ma non credo fossero giusti. Ok, abbiamo quindi Oshawott, Pidav e Pikachu.
Eccoci qui, possiamo continuare. Zekrom, come detto, lo cattureremo in uno dei prossimi episodi. Lasciamolo lì per ora, tanto non scappa. E si prosegue. Con lei abbiamo parlato, intanto lei abbiamo Iris anche. Iris me la ricordo come personaggio, molto particolare. Uga. Con te abbiamo parlato? Ah, ok, non abbiamo parlato, infatti. Questo potrebbe aiutarti, ci regala una pozione. Fondamentale una pozione per noi in questo momento, ci mancano proprio le cure. Oh, prima di andare da Iris, incontriamo un altro Pokémon che è un Deerling. Attenzione, abbiamo incontrato già 4 nuovi Pokémon di Unima. Niente male. Niente male davvero. Tra l'altro, Deerling ha la particolarità di essere un Pokémon con 4 forme, 4 forme stagionali. E la mia preferita è quella autunnale, con le corna, con tutte le foglie, è bellissimo Sozbak. Deerling, vabbè, Deerling cambia solo colore alla fine. Normale erba, mentre la sua evoluzione cambia proprio anche forma. Eccola lì, Iris. Hey, tu! What are you doing here? Cosa stai facendo qui? Why are you looking at me like that? What? Perché mi stai guardando in quel modo? Cosa? Pensi che... You thought my hair was a Pokémon? Pensavi che i miei capelli fossero un Pokémon? Ok, allora, basta. Preparati per la battaglia. L'abbiamo offesa talmente tanto con questo commento. Sul fatto che i suoi capelli fossero un Pokémon, cos'è, l'ha scambiato per un Miss Medius? Che si è incazzata talmente tanto che mo ci vuole picchiare. Allora, direi di andare di Aircutter. Per me lo shottiamo. Quasi. Ah, ci ha shottato lui invece. Alla faccia. Mandiamo Oshawott allora. Che attacchi ha Oshawott? Water Gun, Razor Shell, Aqua Jet e Tackle. Usiamo Tackle. E abbiamo battuto la giovane allenatrice Iris. Come mai sei così forte? Magari qui pensavano che avessimo usato Pikachu. Va bene. I'll let you off with a warning. Ti lascerò andare con un avviso. But don't go assuming people are Pokémon. Ma non andare in giro a pensare che le persone siano Pokémon. Cosa sei, un ragazzino? Incazzata Iris? Incazzatissima. E siamo arrivati a 420, dovrebbe essere questa città in italiano. The Fast Growing Town. Salve. Quindi vorresti imparare come si evolvono i Pokémon qui, quelli che si evolverebbero tramite scambio? Beh, te lo spiegherò. Allora, Item Day, Item Night, Other. Karrablast si evolve in Shelmet o in Astrigor. Or Astrigor in your party. Ah, ok, Karrablast si evolve quando Shelmet oppure Astrigor sono nel tuo team. Shelmet si evolve in Karrablast. No, Shelmet evolve su un Karrablast Excavalier. Are in your party. Ok. Un po' strana questa cosa. Quindi devo semplicemente averli nel team quei Pokémon per farli evolvere. Sono quelli che si evolvono tramite scambio preciso. Quelli che normalmente dovresti scambiare Karrablast con Shelmet per avere Excavalier e chi è l'altro? Excavalier e qualcun altro, mi sembra. Caracossa? Forse Caracossa dovrebbe essere. Ecco, appunto, qua invece ti spiega di semplicemente averli nel team. E qui c'è anche la particolarità, appunto, che il Pokémon Market ora è incorporato nel centro Pokémon. Quello è un Elgiam? Quello che userei per il teletrasporto è un Elgiam? Sì, Elgiam. Ok. In Unova we have our mart inside the centers. It saves on space for our towns, giustamente, è una scelta anche molto molto oculata quella di avere appunto i Pokémon Market nel Pokémon Center. E qui abbiamo un Udino, altro Pokémon che dovremo catturare di quinta generazione. Diamo un'occhiata di qua, c'è una casetta sola sperduta. Oh, e guardate chi c'è qui. Il Team Rocket con Tepig. What a question, twerpish indeed. Che domanda, proprio il moccioso. We'll answer these questions when we feel the need. Risponderemo a queste domande quando ne sentiremo il bisogno. Bringing the blinding white light of evil into the future. Stiamo portando appunto la luce bianca accecante della malvagità nel futuro. Trusting the hammer of justice. Questo è il loro motto, purtroppio non lo conosco, quello della quinta generazione.
Quello me lo sapete dire voi nei commenti. Io quello della quinta generazione non lo ricordo. Carving our names in the rock of eternity. Incidendo i nostri nomi nella roccia dell'eternità. The Fury Destroyer Jessie, la fiera distruttrice Jessie. And with thunderous emotion, I am James. E con emozioni tuonanti. E con emozione tuonante, sono James. Wisest of the wise, il più saggio dei saggi, Meo. And now gather under the name of Team Rocket. Ora riuniti sotto il nome di Team Rocket. Questo Tepig è nostro, ma ne siete proprio sicuri? Dopo tutto questo preambolo, vediamo un po' che Pokémon mandano in campo loro. Un solo Pokémon, Wubat, a livello 6. Ok, è comunque più forte dei nostri. Andiamo di Aircutter. Ah, anche lui ha Aircutter. Noi non gli facciamo un cacchio, infatti. Tocca mandare Oshawott. Ma purtroppo questo Pidav è sfigatissimo, ragazzi, eh. Cioè, Pidav con la natura che gli abbassa l'attacco. Guardate che ce ne vuole di sfiga per prendere un Pidav con l'attacco abbassato, eh. Buonanotte, Oshawott. È stato bello conoscerti. Niente, qua dovevamo allenarci un po' di più. Perché il loro Wubat ci ha one-shottato tutti i Pokémon. Ha bishottato tutti i Pokémon. Correggo. A questo punto rimandiamo al buon vecchio Pikachu e diamogli un assaggio di quello che eravamo in passato, prima che avessimo dei Pokémon così di merda. Ecco fatto, crepa. E possiamo prendere Tepig? Ma certo che sì. Questa volta, rispetto a Sinnoh, ti hanno dato subito un botto di Pokémon di Ash. Abbiamo già Pidav, Oshawott, Tepig e tecnicamente anche Pikachu avremmo. Quindi ne avremmo già 4 su 6. Il che non è per niente male. Ora bisogna trovare il modo di allenarli però questi Pokémon perché sono davvero scarsi per il momento. Vai, prendiamo Tepig in squadra. Lasciamo giù per adesso Dirling. Allora, Summary. Ma tu lui tra l'altro mica l'avevamo preso rosa? È già cambiato? Allora, 585. Andiamo a metterlo nel suo posto. 85, quindi 82, 3, 4, 5. Ecco qua. Piano piano completeremo anche questi box, vedrete. Usciamo. E diamo un'occhiata alla natura di Oshawott e di Pidav. Ah, prima. Volevo dire di Tepig, scusatemi. Prima Oshawott. Allora. Ok, ha una natura che gli aumenta la difesa speciale e gli diminuisce la velocità. No, gli aumenta la velocità e gli diminuisce la difesa speciale. Ok. Allora forse questo è il contrario, gli aumenta l'attacco e diminuisce la difesa. Oddio, forse ho sbagliato. Perché le nature non le ricordo di preciso, mi baso sui colori. Solo che i colori certe volte li inverto in questa Acrom. Andiamo a vedere un attimo Pikachu così sono sicuro. Pikachu sappiamo che gli diminuisce l'attacco speciale e gli aumenta la difesa. Infatti ha 88 di attacco speciale, meno della difesa. Quindi quello che è blu viene diminuito. A questo punto, e abbiamo anche lui tra l'altro, che la velocità viene diminuita. Quindi a questo punto abbiamo che gli diminuisce la difesa e gli aumenta l'attacco. Ok, non è delle migliori, però non è vero così brutta come pensavo. Pidav potrebbe essere interessante. Un po' Glass Cannon come Pokémon, però di base era già un Glass Cannon, cioè qualcuno che aveva una buona potenza d'attacco, ma molto fragile. Poi Oshawott invece abbiamo che gli diminuisce la difesa speciale e gli aumenta la velocità. Non male. Non male. Poi abbiamo invece Tepig che ha una natura neutra. Va bene, una natura neutra non fa mai male. Ok. Quindi abbiamo già 4 Pokémon su 6. Muneri continuiamo a tenercelo per l'amicizia. Ecco qui. Esploriamo ancora un po' questa Akumula Town. Gym Leaders, I think I've met one before to the west of here. Or was it to the east? Or was it the east? Ok, qua ci dice appunto che non ci sono capi palestra, però forse ne ho incontrato uno a ovest di qui. O forse era a est. Vedremo. It was a group called Team Rocket, you say? Well, as long as it's taken care of. Ok, niente. Qua tra l'altro, cioè, nella quinta gen c'è tutta la storia di N, che era molto carina, con il Team Plasma. You're a trainer, this might help you out then. Questo ci regala una Pokéball. Giustamente, cioè, boh. A quanto pare siamo talmente dei pensieri. Cioè.
Sembriamo talmente dei pezzenti che ci regalano delle Pokéball, pur avendo tipo un box pieno di. Pur avendo nel box letteralmente il dio dei Pokémon. Ma Pokémon has a bold nature. It has a higher defense stat than my other Pokémon. Ok. Questo ci spiega il fatto che le nature, appunto, fanno crescere in modo diverso anche gli stessi tipi di Pokémon. I've always wanted to make a path through the woods. Why has that not been done yet? Ok, un dialogo di questo tipo nei primi giochi Pokémon, ovvero questo ragazzo che ti dice: ho sempre voluto fare un percorso attraverso i boschi, attraverso appunto il bosco. Perché non è ancora stato fatto? Un dialogo di questo tipo nei primi giochi Pokémon avrebbe dato alito sicuramente in una leggenda metropolitana, per cui se facevi qualcosa di assurdo, lui avrebbe aperto un passaggio per un leggendario incredibile, sicuro. Come la leggenda metropolitana che voleva il tizio d'Aranciopoli che costruiva la tua palestra. Quello che diceva che stava costruendo l'edificio. Want some advice? Catch as many Pokémon as you can. Numbers will carry you to the victory. I've told my husband so many times before, numbers are good, but trust and individual training is better. Niente, qua appunto c'è la contrapposizione tra quantità versus qualità. C'è il marito che dice: cattura più Pokémon che puoi, così hai più chance di vittoria. Quell'altro dice: no, catturane pochi e allena quelli lì, fine. Oh, mi sa che ha ragione la vecchietta. Bene, bene, bene. Continuiamo ancora un po'. Andiamo verso la prossima città. Da questa parte. Percorso 2. Percorso 2. Vediamo un po' chi incontriamo. Un Patrat nuovo anche lui. Da prendere assolutamente, eh. Allora. No, non Duskball, Quickball. Come vedete ne ho comprate un casino. Proprio in virtù del fatto, cioè, sapendo che saremmo arrivati ad Unimo. E avremmo dovuto catturare un bel po' di altri Pokémon. E in realtà ne ho catturati un po' anche per conto mio, nel momento in cui dovevo completare Hoenn e Sinnoh come Living Dex. Qui troviamo un'altra Pokéball. Avanziamo. Pidav di nuovo. Adesso riusciamo a tirare giù questo Pidav con il nostro Pidav. Andiamo di attacco rapido. Toglie davvero poco, eh. Andiamo di Aircutter, allora. Niente, fallisce. Aircutter dovrebbe essere speciale. Infatti toglie di più. Andiamo di... Quick Attack. Andiamo di riuscire a tirarlo un po' su questo povero Pidav, che è davvero scarso per ora. Oh, ultimo Pokémon in questa erba alta. Un altro Wubat. Rivendichiamoci su questo Wubat. Per il fatto che quello del Team Rocket ha ucciso sia Pidav che Oshawott. Ah, ha provato a usare attrazione l'infamella, eh. Andiamo di Quick Attack. Ecco fatto. Oh, primo allenatore di Unima. Non contando quelli che abbiamo appena sfidato, che erano rivali. O Team Rocket. Il mio Patrat non perderà contro nessuno. Ok. Il bulletto, questa è la versione di Gennaro Bullo con il suo Rattata. Questo qui con il suo Patrat. Aircutter. Comunque Patrat a livello 7, mannaggia lui. Mannaggia lui. Quanto cacchio sono forti quei Pokémon. Dai, ha sbagliato proprio nel momento clou. Proprio nel momento clou ha sbagliato. Ma andiamo Oshawott. E andiamo di Razor Shell. Buono, buono, buono. Livello 6 per Oshawott. Vediamo che la difesa speciale infatti inizia già ad andare a quel paese. Mentre le altre statistiche sono tutte equilibrate per ora. Oh, livello 7, niente male. Il mio Patrat! Mi spiace, caro. Spiace. Ah, mettendo avanti ora... dov'è? Tepig. Che un divellino deve farlo anche lui. Sicuro avremmo trovato dei Pokémon selvatici qui. Un altro Sandile. Non dovrebbe avere attacchi di tipo terra a livello 2, no? Andiamo a Flamethrower. Tepig a livello 5. Alla faccia, ci credo che one shotti la gente. Ok, Tepig sarà abbastanza facile da allenare. Do you think I'm ready for the gym? Pensi che io sia pronta per la palestra? No, perché no? Vediamo che Pokémon hai, Mali. È un Purloan. Molto carino come Pokémon. E la sua evoluzione è l'Hypard, giusto? Sì. Quello mi piace un po' meno. Questo è molto carino. Ah, bruciapelo, infamella.
Usalo ancora? Non puoi, eh? Ti sta bene. Flamethrower. Ah, si gode. Si gode la bruciatura proprio nel momento giusto in cui ci fa risparmiare un turno. E ci fa quindi anche salire di livello. Grandissimo Tepig. Grandissimo. Livello 7 per Tepig, già. Is that a no? È forse un no? Mi sa di sì. Mi sa di sì che è un no. Ah, da questa parte vediamo un po' cosa c'è. Oh, un oggettino. Una pozione. E qui sopra abbiamo un altro allenatore, giusto? Sì. Mentre di qui, un altro oggettino. Pozione. Allora, salve. E mi ha guardato, quindi combattiamo. Beh, giustamente, no? È l'antica regola Pokémon. Lillipup non l'abbiamo ancora trovato lui. Importantissimo, fondamentale trovare Lillipup. Attenzione, Work Up, si aumenta attacco speciale. Però verrai bruciato comunque da Tepig. Vabbè, ma dare lanciafiamme a Tepig a livello 5 è un po' troppo, eh. Cioè, è un po' troppo. The Striaton Gym uses three different types. It's hard figuring out what to take. Giustamente ci dice che la palestra qui a Striaton, che non mi ricordo di preciso quale sia il nome in italiano di questa città, usa tre tipi diversi, perché sono, se non sbaglio, tre allenatori, tre camerieri con le tre scimmie. Le tre scimmie, appunto, fuoco, erba, acqua. Allora, Patrat lo mettiamo al 504, quindi vieni un po' più indietro. Eccoti qui. 504, quindi sei esattamente qui. E poi basta, credo, no? Non abbiamo catturato nessun altro Pokémon, solo Patrat. Ma te davvero sei così avanti come numero? Minchia. Cosa c'è qui in mezzo? Un bordello di Pokémon. Qui ci sono gli starter, ok. Ma penso qui ci sono un bordello di Pokémon allora prima del PG nazionale qui. Ok. A questo punto, qui a Striaton City. Il video finisce. Io vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e farmi sapere prima di tutto cosa ne pensate voi di Unima, come vi ho detto all'inizio del video, della quinta generazione in generale. Ma fatemi anche sapere, se siete arrivati fino a questo punto del video, qual è il vostro starter preferito di Unima, tra Snivy, Oshawott e Tepig. Il mio preferito tra tutti questi tre è arduo da scegliere perché sono entrambi belli però per motivi diversi. Chambuar, che è un bel maialozzo infuocato che trasmette proprio un senso di possenza, no? C'è Samurott, che è molto particolare, forse uno degli starter più particolari senza scadere nel ridicolo delle generazioni successive. Mentre invece Serperior, mi sembra si chiami il terzo di Snivy, sì, Serperior, è molto regale, è molto molto bello e tra l'altro, piccola curiosità, assomiglia tantissimo ad un disegno che avevo fatto da bambino, quando ovviamente anni e anni prima che uscissero questi giochi qui, di una creatura che mi ero immaginato io, no? Ci assomiglia tantissimo e per quello mi piace anche parecchio. Quindi fatemi sapere chi è il vostro preferito, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti e condividete questo video a tutti i vostri amici appassionati di Pokémon che potrebbero essere interessati ad in un videogioco di questo tipo dove si ripercorrono le avventure di Ash del cartone animato e si viaggia da regione in regione. Da Glacier Sphere, quindi è tutto. Al prossimo video!